Buongiorno investitori, bentornati a questo nuovo appuntamento della serie dedicata ai portafogli modello, conosciuti anche come Lazy Portfolio. L'obiettivo di questi video è quello di darvi indicazioni concrete per costruire correttamente un portafoglio di ETF o fondi ben diversificato in maniera autonoma, o comunque per condividere correttamente un piano di investimento con il vostro consulente di fiducia. Oggi parleremo della strategia Golden Butterfly, un portafoglio ideato da un ingegnere meccanico. Sì, avete capito bene, un ingegnere. Vi invito vivamente ad aspettare prima di concludere che un ingegnere possa non essere una fonte affidabile. Vi assicuro che rimarrete sorpresi dalle potenzialità di rendimento e dalla stabilità offerte da questo Lazy Portfolio. L'obiettivo del Golden Butterfly è quello di realizzare un livello di diversificazione tale da far crescere e proteggere il proprio capitale qualunque cosa accada. Prima di proseguire, vi ricordo di iscrivervi al canale ed attivare la campanella per le notifiche in modo da non perdervi i prossimi video sugli altri portafogli modello e su tutti gli aggiornamenti di mercato. Al termine del video vi fornirò le indicazioni necessarie per replicare questo portafoglio con fondi ed ETF specifici, ovviamente nell'ottica dell'investitore europeo. Prima di iniziare con le specifiche del portafoglio Golden Butterfly, come sempre vi ricordo che il presupposto che sta alla base di tutti i Lazy Portfolio risiede nel fatto che i mercati finanziari non possono essere anticipati con certezza. Nessuno è in grado di comprendere l'inizio o la fine di un mercato rialzista e l'arrivo di una crisi. Quindi l'unica strategia sensata è costruire un portafoglio robusto, diversificato su più attività di investimento, ad esempio azioni, obbligazioni, beni reali, e lasciare che il mercato prosegua nelle sue bizzarrie imprevedibili, seguendo soltanto un'attività di ribilanciamento periodico. Un Lazy Portfolio vi libera dalla sensazione di dover prevedere il futuro dei mercati finanziari e dall'illusione che qualcuno possa farlo. Bene, entriamo nel vivo del Lazy Portfolio di oggi, il Golden Butterfly. Il Golden Butterfly è essenzialmente un'evoluzione del Permanent Portfolio di Harry Brown, composto da azioni, obbligazioni ed oro. La teoria alla base di questi due Lazy Portfolio è quella di selezionare gli asset che si comportano particolarmente bene nelle quattro possibili condizioni economiche. In altre parole, durante periodi di crescita economica avremo un risultato positivo delle azioni. Durante una recessione, le obbligazioni avranno risultati migliori. In periodi inflattivi, l'oro proteggerà il portafoglio. In caso di deflazione, la performance verrà dalle obbligazioni a lungo termine. Sostanzialmente, la composizione standard del portafoglio Golden Butterfly è quella che potete vedere nell'immagine. Quindi avremo il 20% di azionario USA, il 20% di azionario small cap, sempre degli Stati Uniti, il 20% di obbligazioni a lungo termine, il 20% di obbligazioni a breve termine e il 20% di oro. Si tratta quindi di un portafoglio equilibrato su queste 5 asset class. Ricordo che questa è la composizione pensata per l'investitore americano. Osservandone la composizione essenziale, è naturale porsi qualche legittima domanda. È il momento giusto per comprare oro, visto gli attuali livelli? È il momento giusto per investire in obbligazioni, visti gli attuali rendimenti così compressi? In realtà il Golden Butterfly ha funzionato egregiamente sia quando i tassi di interesse sono saliti vertiginosamente durante gli anni 70, sia quando l'oro ha perso l'80% del suo valore negli anni 80 e 90. Infine, anche nel periodo tra il 2000 e il 2010, quando le azioni hanno restituito rendimenti pressoché nulli, il Golden Butterfly regalava una performance di circa il 6% annuo, reale ovviamente, quindi al netto dell'inflazione. Le varie asset class non devono mai essere considerate singolarmente. Ogni attività ha una sua funzione specifica. Quando l'oro è in difficoltà, ci sarà un altro asset a compensarne la debolezza. L'investitore dovrà limitarsi a ribilanciare periodicamente i vari asset, comprando basso e vendendo alto. Questo consentirà di realizzare rendimenti aggiuntivi in mercati volatili anche quando le singole componenti faticano a perseguire il percorso verso la crescita. L'aspetto a mio avviso interessante è il ricorso significativo ad un asset class generalmente molto sottovalutata dall'investitore e dal consulente medio, l'azionario small cap. Si tratta delle azioni delle società quotate più piccole, appunto quelle a bassa capitalizzazione. Sono società che hanno una struttura più flessibile, sono soggette ad una regolamentazione minore
e beneficiano di più della ripresa del ciclo economico. Inoltre, il processo di crescita delle aziende più grandi prosegue sempre più lentamente. Quando un'azienda ha già registrato una brillante espansione, l'aumento delle sue dimensioni rende difficile una ripetizione di successi passati. Questo non significa necessariamente che l'azienda sia destinata a declinare, ma la curva della crescita si appiattisce stabilizzandosi. Viceversa, le piccole realtà hanno maggiori margini di miglioramento e di sviluppo. Anche le grandi realtà di oggi, ieri, sono state piccole. Ma come si è comportato il portafoglio Golden Butterfly nel corso della storia? Dal 1970 ad oggi, il portafoglio Golden Butterfly ha restituito quasi lo stesso rendimento di un portafoglio interamente azionario, ma con una rischiosità nettamente minore. Stiamo parlando di circa un 18% anno semplice. Il ribasso più consistente si è registrato durante la crisi finanziaria del 2008 ed è stato pari al 15% circa. Ricordo che il mercato azionario nello stesso periodo perdeva oltre il 50%. Durante il Covid il ribasso è stato invece del 10% a fronte di un meno 35% dell'azionario. Impressionante anche il time to recovery, cioè il tempo massimo per recuperare i livelli pre-crollo. Il mercato azionario ha impiegato 13 anni nel periodo a cavallo tra il 2000 e il 2010 per riassorbire la bolla delle dot-com e a seguire la crisi finanziaria globale. Il Golden Butterfly soltanto, si fa per dire, 2 anni. Un ultimo dato di grande rilievo. Tra i vari lazy portfolio, il Golden Butterfly è quello che presenta una delle migliori sensitività alla data d'inizio, la cosiddetta Start Data Sensitivity. Questo significa che i risultati sono sempre allineati alla media storica, a prescindere dal momento in cui si entra sul mercato seguendo la struttura del Golden Butterfly, sia che si entri in periodi di massimo rialzo per i mercati azionali, sia nel caso opposto. Questo accade proprio per la sua struttura particolarmente robusta. Vi lascio in descrizione il link all'articolo del mio blog dove potete approfondire i rendimenti storici del portafoglio Golden Butterfly e soprattutto scoprirne la composizione riadattata per l'investitore europeo e implementata in relazione all'attuale livello dei rendimenti obbligazionari. Per ogni componente del portafoglio troverete una lista di ETF e fondi che vi consentirà di replicarlo. Come sempre, se il video vi è piaciuto mettete mi piace per aiutare a raggiungere più persone possibili. Vi raccomando la lettura del post per un quadro completo di questo lazy portfolio e ci vediamo nel prossimo video. Un caro saluto a tutti!